Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Car Detailing Simulator, diciamo di quella serie di giochi che cerca di replicare un'attività, uno stile di vita, un'attività commerciale appunto. In questo caso andiamo a immergerci nel mondo delle auto, non sullo stile di Car Mechanic Simulator, ma sul sistemare, sul restaurare, diciamo, interni ed esterni di auto. Quindi si parla di lucidature, pulizia dei vetri, insomma, e varie cose. Il gioco costa 13,29€ su Steam, poi mi pare sia scontato nel periodo in cui sto registrando di un 10%, quindi 1,30€ più o meno in meno. Andiamo a riprendere dove avevo lasciato. Sono ancora nel corso del tutorial, perché in pratica una delle cose che dà più soddisfazione in questo titolo è vedere un'auto adesso e vedere un'auto dopo. Fa parte di quella serie di giochi per i maniaci dell'ordine, della pulizia, delle varie cose, insomma. E avremo la nostra officina, poi andremo a evolverci pian piano, man mano andiamo avanti, man mano poi andiamo a leggere anche informazioni sul nostro telefono, ma al momento è tutto guidato, quindi dobbiamo andare a prendere il kit di pulizia della carrozzeria e andare a utilizzarlo. Qua col tasto tab abbiamo gli obiettivi, quindi teniamo sott'occhio tutti i vari incarichi. Possiamo, vedete, andare anche a scegliere cosa pulire, ma ora dobbiamo lavare l'auto, quindi bisogna andare col tasto, vedete, il menu è molto simile a quello di Car Mechanic Simulator. Selezioniamo, non ho la minima idea di come fare, prendiamo l'idropulitrice e puliamo un po' quest'auto che sembra messa un po' così. Molto bello l'effetto che dà l'acqua di bagnato sulla carrozzeria, insomma. Però intanto andiamo a lavare tutto. Tenendo premuto il tasto destro vediamo dove tenendoli premuti poi entrambi, vediamo ancora dove è sporco, giusto per avere un'idea di quello che manca da pulire. Andiamo a vedere ancora, ok. Dobbiamo applicare la schiuma sull'auto, quindi andiamo a prendere lancia schiumogena. E questa è una cosa che dà un'assoluta soddisfazione, il fatto di vedere l'auto messa in questo modo e poi vederla come è finita dopo. E per i fanatici, in pratica, di queste cose, insomma, non è che sia un gioco per tutti, come non lo è nemmeno un Car Mechanic Simulator, un Wrench e ogni altro gioco di questo tipo, i simulatori, diciamo, di attività economiche e di vita. Allora, intanto stiamo pulendo tutto, poi non ha senso farci live, farci mille video, insomma, è un gioco che, giusto per far vedere com'è il titolo, dovremmo averla coperta quasi tutta con la schiuma. Non mi sta guidando tantissimo questo. Ora andiamo a lavarla. Dobbiamo risciacquare la schiuma e poi asciugarla con il panno. Quindi andiamo. Non è un grande getto questa idropulitrice qui, un po' scarsa, però vabbè. Non sono convinto neanche sia un indie questo titolo, perché alla fine arriva da una base di Car Mechanic Simulator. Può essere molto rilassante, è uno di quei giochi, come mi sono spolpato anche 30 ore a Car Mechanic, il fatto quando avete magari un attimo e non sapete cosa fare, non vi va di continuare il gioco di ruolo pesante che state facendo, volete passare un pochino il tempo, avete una mezz'oretta, insomma, volete rilassarvi un attimo, vi mettete a fare sti lavori con i vostri tempi, le vostre cose, e vi dà indubbiamente soddisfazione il fatto di vedere l'auto come era prima e come è dopo. Ora andiamo a prendere il panno e asciughiamo. Vedete che poi si va proprio ad asciugare fisicamente tutto, pezzo per pezzo. I vetri credo che non li faccia, che conti solo la carrozzeria, anche se... No, cavoli, no, il vetro dà ancora più soddisfazione perché si vede proprio l'alone che va via. Molto bene, puliamo anche questi finestrini qui, molto bello. Sì, mi urta un po' il fatto che comunque è un'auto un po' così. Ah no, devo strizzare il... Vedete che la sto tirando in giro. Tieni premuto per cambiare la modalità di pulizia. Ok.
No, ma perché? Ah, devo premere, perché se no spargo tutto in giro. Lo si può fare appunto nel dettaglio, oppure premendo quella visuale lì, oppure, vabbè, oddio, ci possiamo muovere anche così, effettivamente, pezzo per pezzo. Andiamo avanti, che bella. Ma non so quanto si possa. No, mi ruota un po' questo colore, un po' così, un po' diverso, però vabbè. Per i cerchi credo ci sia tutto un altro trattamento da fare, però vediamo fin dove ci porta questo tutorial. Che bella. Ai questi giochi secondo me manca sempre qualcosa, a parte che sono rilassanti da morire, ma il fatto di, che so, poterle guidare, poterle, non lo so, anche ah, devo strizzare, se no mi tiro in giro, l'acqua. Anche in Car Mechanic la possibilità magari di sentire il sound diverso di un'auto, di poterla guidare in modo simulativo, quello mi dispiace perché dà meno soddisfazione nel possedere un'auto, tutto lì. Tanto acqua adesso ce n'è ancora, ma adesso andiamo su e puliamo anche qua. Dovremmo aver fatto quasi tutto, credo. Il cofano l'abbiamo fatto, dobbiamo pulire il cofano, sì, il baule dietro. Vediamo se riusciamo a fare anche il tetto. No, riesco a fare il tetto. Perché? Ok, manca solo questa ultima parte qui. Non è molto dettagliato nel tetto, ma dovremmo aver fatto praticamente tutto. Adesso col tasto destro vediamo cosa manca. Conclusione dell'ordine. Ok, bisogna andare. L'auto è lavata, si è concluso. Quindi andiamo al telefono e completiamo. Scatta una foto. Che bella. Spazio per scattare. Molto bella. E abbiamo completato il nostro, ci ha fatto anche lo screenshot Steam. Seleziona un luogo per prendere la foto. La prendiamo qua, dai. La nostra prima auto. Restituisci l'auto. A malincuore. Molto bene. Abbiamo ottenuto dei premi, dei punti prestigio. E pian piano andiamo a salire. Abbiamo fatto 5 stelle, niente di che. Vai, la parete con le foto. Ok, abbiamo la parete con le foto. Abbiamo la nostra auto. Ok. Ah, sì, ok. Come era prima, come era dopo. Ah, potete fare i video. Che spettacolo. Molto bene. Sì, era un effetto di luce diverso. Sembravano due colori diversi, ma in effetti era molto bella così. Sì, vabbè, questo è un effetto che volevo farti vedere. Usa il computer per selezionare un ordine. Abbiamo ordine, scratchi. Ok, qua si andrà a fare ogni genere di cosa. Infatti, vedete che qui ci sono vari tipi di lavori: dalla luce della carrozzeria, ci sono la pulizia degli interni. Quindi ci prenderà da solo, senza doverlo smontare noi, i vari sedili, pulirli, pulire i cerchi, aspirare. Si fanno un sacco di cose. Selezionare un compito disponibile, questo, accetto il compito, ok, andiamo a fare. E alla fine fondamentalmente quello che si fa in Car Mechanic Simulator, ma un po' diverso. Compra un set di lucidatura dal negozio, va bene. Sì, ma dove la trovo il negozio, scusami. Apro qui, negozio, eccolo qua. Vedete, adesso vi faccio vedere giusto per vedere un po' la completezza, c'è il set per vetri, ruote, interni, lucidatura, tappezzeria, luci, vetri pro, ruote pro, interni pro, lucidatura pro e carrozzeria pro. Poi ci sono aggiornamenti del garage, servizi, auto possedute, le mie aste, perché poi si potranno andare a rimettere a nuovo le auto. Dovrebbero mixarlo con un car mechanic, giusto per avere un po' tutto, non poter metterci magari a mano al motore è un peccato. Colloco il set lì e andiamo a prendere il set di lucidatura e lo proviamo immediatamente. La torcia ti aiuta a trovare i graffi sulla vernice. Questa è molto bella come cosa, anche se credo che il lavoro da fare sia veramente tosto, dal vero intendo, eh. Si va a lucidare. Vabbè, dai, ci proviamo, dai. Luce della carrozzeria. Ok, allora, attrezzatura. Torcia. Vediamo. Cavolo, ci fa vedere un sacco di. È messa malissimo quest'auto. Vabbè, allora, prendi lucidatrice orbitale. Ah no, dobbiamo lavare l'auto prima. Quindi niente, bella anche sta cosa perché dobbiamo scegliere prima il kit di pulizia. E lavare l'auto. Quindi, tac, lavo l'auto.
dalla polvere. Ok. Vediamo dov'è lo sporco. Questa è un po' fastidiosa come cosa, ma... No, ma non ce n'è. Ok. Due balle perché dobbiamo rimettere la schiuma nuovamente. Poi fin qui farlo davvero è anche divertente. La lucidatura, invece, da quanto ho visto, è una cosa molto più tediosa. Perché comunque bisogna essere estremamente pazienti, precisi, accurati, insomma, quindi di roba ce n'è. Ok, dai, laviamo tutto e poi asciughiamo. Lancia la schiuma, ok, puliamo. Sì, ci dice che ce n'è ancora. Stiamo praticamente rifacendo quello di prima. Però ripeto e ripeterò sempre. Il gioco è basato su quella soddisfazione, su quelle fisse che hanno le persone di vedere cose sporche e poi pulite. Insomma, non è propriamente il gioco su cui magari passerei 100 ore, ma calcolando che ne sono passate oltre 30 su Car Meccanica, praticamente facendo le stesse cose, ma a scopo relax, forse questo gioco potrebbe essere, fare al caso mio in questi casi e anche al caso vostro, nel caso in cui abbiate qualche minuto, qualche ora, insomma, da passare in rilassamento. Ora dobbiamo, credo, asciugarla, perché non credo me lo faccia fare senza, quindi o lo facciamo così, alla carlona, oppure andiamo in modalità di pulizia con il tasto E. Tengo premuto e lo puliamo volta per volta, così. Eh sì, ciao, strizza. Sennò viene male. Vai, vai, vai. Ci sono dei graffi comunque evidenti e si vedono. Tanto teniamo sempre d'occhio il livello dell'acqua. Qua non si vede niente, ma... Oh, questa è più comoda come cosa perché... Ok, manca tutta la zona qui. E poi i vetri, magari prima di fare i vetri strizziamo un po'. Vedete, tasto destro, no. Allora, i vetri ce la facciamo. Ok, 62. Qua abbiamo fatto tutto? Penso proprio di sì. Luci da lì, passa di là. Ok, dai, strizza. Ok, basta solo una pressione. Bella la targa, pulita. Messa proprio male quest'auto, eh? Adesso sono curioso di vedere come verrà. Pulisci via bene tutto. Asciuga, asciuga, asciuga. No, fammelo anche qua davanti. Bene. Anche qui. Non hai fatto tutto? Sì. Vediamo. Manca qualcosa qui. Perfetto. Qua è a posto. Davanti è tutto bagnato. Direi che ci siamo. Anche qua. Direi che... Ah, c'è qualcosa qui ancora, qua sotto. Ok. Va bene, sganciati e fammi vedere cosa manca. Ah, il tettuccio. Aspetta che strizzo. Ok, bisogna avere precisione perché se arriviamo sul bordo c'è ancora di là. Ah, il vetro dietro, giustamente. Ci manca questo. Qua è a posto, ci manca sta zona qui. Ok, è lavata. Sì, mi è lavata un par di balle. Ok, l'auto è lavata. Ora prendiamo il set di lucidatura e mettiamoci all'opera. Quindi ricordati di replicare la pasta di tanto in tanto. Ne usciremo forti di prima. Vabbè, dai. È piena di graffi, eh. Vedete che si vedono i graffi qua. Vediamo, no, qua non c'è più niente, qua è pieno, quindi la facciamo sommariamente perché... Sì, riapplicare la pasta nel senso di non ricontinuare a rimetterla sull'auto, ma col tasto R
Adesso lo dico ancora prima di verificarlo, sarebbe figo spendere dei soldi. Vedete, in alto a destra ci sono i soldi, a sinistra scusate. E al centro c'è, quasi al centro, c'è la pasta che c'è sulla macchina. Ora la usiamo. E per cambiare, apri e chiudi, no. Voglio riapplicare la pasta, come fa? Vabbè, aspetta che finisco la pasta prima. Premi, ok, riapplica la pasta con R, ok, la riapplico, no, non spendiamo nulla, un peccato perché sarebbe stato bello un micromanagement ancora più figo di spendere, diciamo, per o comprare. A me fanno impazzire quelle cose dove compri le scorte, le usi, insomma, le spendi per rifornire il magazzino. Qua non c'è, un peccato. Non è neanche troppo amplificato nemmeno su Car Mechanic. Qua abbiamo già fatto, credo. Ma cosa manca? Anche sul tetto. Dovremmo aver fatto praticamente tutto ormai. Devo prendere la lampada e vedere. Qua sotto. Devo prendere questo. La lucidiamo qua sotto. E qua sull'angolo. No, non vedo altri punti di... Ah no, qua, cavoli, c'è ancora qui. Passiamola così vediamo bene pezzo per pezzo. Qua niente, dovremmo aver quasi finito. Adesso magari passiamo qui. No. Eh sì, ce n'è ancora. Anche qua. Aspetta che riapplico la pasta. Ok, passiamo quest'ultimo pezzo qui, dovremmo aver quasi finito. Vediamo, no. No. Bah. Sì, che può essere fastidioso in queste cose quando vi manca tipo un millimetro, ma non capite dov'è la parte mancante. Probabilmente voi l'avete già vista e io no. Vado molto. Ok, abbiamo fatto. A posto. Il telefono è pronto per l'ordine. Ok, l'abbiamo lucidata. Quindi sono curioso di vedere anche come è venuto. Quindi prendiamo il telefono. Restituiamo l'auto. Certo. E abbiamo eseguito il compito. Non ci ha dato la foto stavolta, credo. Vorrei mettere via questo kit perché mi dà fastidio averlo sempre in mano. Usa? No. Questa è un'altra auto. Mi serve aiuto con il Necomobile. Non riesco a gestire le finestre. Sono stesso ovunque. Puoi aiutarmi? Cioè, se è lucido bene le ruote. Accetto il compito. Vedete qua ci sono i vetri, le ruote e la schiuma per tappezzeria. Quindi si va a mettere all'interno dell'auto la schiuma apposta per le cose. E questa è un'auto praticamente improponibile. Però vedete, potete aprire, potete andare a vedere gli interni e poi uscire, insomma, e pulire. Si può andare forse al negozio a comprare, vediamo se mi manca set per interni. Sì. E la metto lì. E poi dovremmo avere anche il set per... Beh, oddio, lavare le ruote, ma... Vediamo un po' se c'è dell'altro. Set per tappezzeria. Io, scusate, cosa ho comprato un attimo fa allora? Set per interni, sì, infatti. Allora, facciamo set per ruote. Possiamo passare ai miglioramenti del garage. Quindi praticamente andare a reputazione troppo bassa, non possiamo prenderli. Praticamente poi si va a lucidare, si va a lavare. Adesso vediamo pulizia carrozzeria, interni, lucidatura, pulizia. Vediamo se ci prende questo come valido.
Ok, vediamo. Sei cerchi si può pulire solo con l'idropulita ICE? Ma dubito. Perché per i... servono per i cerchi servono una pasta particolare per togliere i residui di catarame, da quanto so. Mentre invece i set per interni, voglio vedere come funziona. Adesso prendo questo, metto via l'altro. Il set per interni è diviso tra cestino dei rifiuti, aspirapolvere e schiuma per tappezzeria. Quindi si inizia con l'aspirapolvere. Vedete che ci prende singolarmente il sedile. Cliccando col destro vediamo quanto è sporco. E così come la schiuma per tappezzeria, quindi andiamo a metterla. Ah sì, qua non si tiene premuto ma si clicca ripetutamente, lavando il sedile molto bene. Ok. E qua si va a riaspirare la schiuma, credo. E la macchia è sparita. Insomma ragazzi, è una cosa abbastanza lunga da fare, che però vi dà quella soddisfazione che vi dà anche Car Mechanic Simulator, assolutamente, perché alla fine vedete le cose come cambiano. Poi sul lungo periodo probabilmente sarà molto in mano agli sviluppatori tenere vivo l'interesse nel gioco. No, pulito una mazza. A ripari sedili, no, devo usare un altro kit, ma qua ho sbagliato. Adesso mi acquista aggiornamenti per il garage. Infatti mi piacerebbe comprare degli aggiornamenti per il garage, perché mi mancano. Acquista aggiornamenti per il garage, vediamo. Aggiornamenti garage, reputazione troppo bassa, perché posso prendermi, vediamo un po'. Acquista impianto di verniciatura, abbiamo tabellone per le foto, migliora la scaffalatura, possiamo fare questo, possiamo aggiungere altra scaffalatura. Ok, ottimo. Reputazione troppo bassa. Ok, adesso possiamo andare a prendere la nuova, le nuove cose. Dipende se vi va di fare una sessione, magari una sera di una live digestiva in cui puliamo auto. Io adesso questa la lascio ferma qui. Attendo il vostro parere in video nei commenti sotto. Fatemi sapere. Questo era Car Detailing Simulator. 13,29€ il prezzo. Fatemi sapere e alla prossima. Ciao ciao.